Buongiorno amici di Rovigo Oggi, benvenuto alla puntata del 24 febbraio di Post-it dal Polesine. Abbiamo una puntata davvero davvero speciale, però prima di cominciare vi ricordo di mettere like alla pagina Facebook di Rovigo Oggi e se volete anche attivare le notifiche per ricevere gli avvii delle dirette e delle notizie che vengono pubblicate, di mettere like a questo video e il fatto che potete collegarvi anche al canale YouTube di rovigooggi.it, dove potrete rivedere questo video, questa puntata di Post-it dal Polesine e anche tutte le puntate precedenti. Giovane, brava, super innovativa, coraggiosa e determinata, Sofia Micheli è un'imprenditrice agricola di Crespino che a soli 24 anni ha già alle spalle la vittoria del premio SMAU 2019 per l'innovazione, nonché la menzione speciale dell'Osservatorio Giovani di Nomisma. Si è diplomata all'Istituto Agrario di Santa Apollinare, ha conseguito la laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie di Padova nello scorso dicembre, oltre a condurre un'impresa che produce fragole con un metodo assolutamente geniale. Benvenuta, Sofia. Sofia, ci spieghi lei in che cosa consiste la sua alta tecnologia e come l'innovazione tecnologica abbia rivoluzionato la coltivazione delle fragole in serra? Beh, la cultura della fragola in fuorisuolo è una pratica nota nella regione Veneto. L'innovazione all'interno della nostra serra sta all'interno di questo sistema innovativo che è chiamato Up and Down e consiste in una serie di canaline mobili che permettono di raddoppiare l'investimento e dunque il numero di piante per unità di superficie. Benissimo, adesso stiamo facendo vedere qualche immagine, eccola, della Sofia, qui, della Sofia, della serra. E la serra in alto ha queste canaline, giusto? Che coltivano fragole e in basso ce n'è una rispettiva similare, insomma. Quindi questo è il raddoppio della coltivazione. Come è nata l'idea di avviare una produzione di fragole in serra con il sistema up and down? L'idea è nata in famiglia, un giorno ci siamo confrontati e abbiamo pensato a come potevamo differenziare la produzione della nostra azienda e quindi abbiamo pensato di fare questo investimento, di intraprendere questa nuova strada nel settore ortofrutticolo adibita alla coltivazione delle fragole con questo sistema innovativo che inizialmente non conoscevamo, ci è stato proposto e subito abbiamo accolto con favore per i risvolti positivi a livello ambientale. Come ha deciso di coltivare le fragole invece di mais, cereali, soia, che sono le colture caratteristiche poi delle nostre campagne? Beh, con la volontà di differenziare il prodotto e quindi creare qualcosa di diverso rispetto a quello che già era presente nel territorio. Oltre alla produzione di fragole, ha affiancato anche una produzione di marmellate e succhi, creando il marchio Le Fragole di Sofia. Come distribuisce il prodotto? È più stimolante fare l'agricoltore, il trasformatore della materia prima, Le Fragole di Sofia, oppure il distributore commerciante dei suoi prodotti? Beh, la trasformazione delle fragole in succhi e marmellate è stata un po' una scommessa, ci abbiamo provato e siamo stati soddisfatti perché la qualità del prodotto lo contraddistingue, è lavorato in modo naturale, senza aggiunta di conservanti e altri prodotti artificiali, deriva unicamente dalla trasformazione delle fragole e siamo stati subito entusiasti del prodotto e abbiamo provato a commercializzarlo nella piccola distribuzione. Mentre con le fragole lavoriamo sempre con la distribuzione limitata, nel senso non lavoriamo con catene di supermercati, giro, ma cerchiamo di valorizzare il prodotto perché è un po' una nicchia vista la qualità legata alla tecnica di coltivazione. La fragola, non essendo a terra ma in fuorisuolo, ha delle qualità organolettiche superiori, nel senso che è un prodotto pulito, è un prodotto meno soggetto a interventi fitosanitari, siamo in regime di lotta integrata, è meno soggetto all'umidità, quindi alle malattie fungine, ha una qualità di un elevato livello. Ho una curiosità, la lotta integrata come avviene? La lotta integrata per definizione si avvale di tutte le pratiche di lotta, prediligendo la lotta biologica, la lotta meccanica, quindi dal lancio degli insetti utili all'asportazione delle parti malate e in ultima fase solo dove necessario per tutelare la
salute della pianta e del prodotto finale si interviene con mezzi chimici, quindi diventa l'ultima sponda solo se necessario per tutelare la qualità finale del prodotto. Ok, stiamo facendo anche vedere le immagini della sua azienda agricola, quindi abbiamo visto le serre dall'alto. Quanto grande è la sua azienda? Parliamo un po' di numeri. Quante fragole l'anno, quanta coltivazione, quanto dura la coltivazione, cioè se c'è un periodo specifico dell'anno in cui avviene oppure in più periodi? Allora, la serra copre una superficie di 6.000 metri quadri. Abbiamo una quantità di piante di 50-60.000 che trapiantiamo ogni anno. E, per quanto riguarda le produzioni, sono variabili, però mediamente in questo triennio abbiamo ottenuto una produzione per pianta variabile attorno ai 700 grammi pianta. Per quanto riguarda le fasi culturali, attualmente facciamo trapianto nel mese di luglio per seguire la raccolta autunnale da settembre a dicembre, finché le condizioni climatiche, temperature e luce lo permettono. Dopo il riposo vegetativo, fino a febbraio, si riprende con l'attività in serra, con la raccolta che va da metà aprile a fine giugno all'incirca. Bene, ha vinto anche, quando ha vinto il premio SMAU 2019, ha ricevuto le congratulazioni del presidente Luca Zaia. Dal canale social del presidente l'hanno vista in centinaia di migliaia di persone. Come si è sentita? È stata una grande soddisfazione perché la realizzazione di questa serra ha comportato grandi sacrifici a livello familiare, perché era un'attività nuova che non conoscevamo, che tuttora non conosciamo al 100% perché sono da 3 anni che la continuiamo e c'è tantissimo da imparare, molto abbiamo già imparato, ma c'è molto di più da imparare. E quindi trovare l'appoggio morale, la soddisfazione da parte di tante persone e del nostro presidente ha sicuramente dato tanto coraggio e voglia di andare avanti e continuare ad affrontare tutte le difficoltà del settore perché ne vale la pena. Sì, qua vediamo un'immagine di quando ha vinto il premio SMAU l'anno scorso. E, agricoltura spesso dimenticata come settore primario dell'economia, almeno tra i ragazzi. Lei è riuscita in piena pandemia ad essere solidale nel suo fare impresa. Lo scorso anno ha assunto 6 ragazzi della provincia di Rovigo che erano rimasti a casa senza lavoro per l'emergenza coronavirus. Secondo lei quanto bisognerebbe ricordare ai nostri ragazzi che la campagna, anche quella innovativa come la sua, offre occupazione? Beh, certamente l'agricoltura da sempre offrirà opportunità di lavoro. Certo non è tutto facile perché, come sappiamo, l'agricoltura è caratterizzata da una forte stagionalità, quindi tanti settori all'interno dell'agricoltura non permettono un lavoro fisso e costante tutto l'anno, però per i periodi nei quali è richiesto è certamente un'opportunità da non scordare. Immagino che lei non sia una ragazza nata e cresciuta in un appartamento in centro a Rovigo. Attenzione, cerchiamo di... Ok. E, scusateci, succede anche questo, siamo in diretta. Allora, lei immagino non si sia una ragazza che si sia innamorata di una piantina di fragole coltivate in appartamento. Quanto è stato importante realizzare il suo progetto, essere figlia d'arte, cioè avere la famiglia assieme? È stato fondamentale perché oggi restare per l'agricoltura per un giovane è molto bello, nel senso che la natura è bello, il settore, lavorare in agricoltura vuol dire lavorare a contatto con la natura, quindi è un ambiente bellissimo, molto sereno, molto meno caotico rispetto ad altri lavori, nonostante tutte le varie difficoltà. La principale difficoltà oggi è l'accesso al credito per i ragazzi che decidono di rimanere in agricoltura, perché gli investimenti iniziali sono alti e i ritorni sono nel lungo periodo, quindi avere una famiglia che dà un aiuto è direi fondamentale. Inoltre, oltre all'aspetto economico, per quanto riguarda l'aspetto morale del sostegno, sì, è importantissimo perché le difficoltà sono tante quando si intraprende un nuovo settore, c'è da imparare, c'è da sbagliare, cadere, rialzarsi e avere qualcuno al proprio fianco è senza dubbio indispensabile. Abbiamo una foto della sua famiglia completo che ci ha fornito lei, quindi mamma, papà, sorella, fidanzato, cognato, nipote, una bella famiglia che appunto vive accanto alle fragole, per le fragole di Sofia, bravissimi. E il 4 febbraio di quest'anno Sofia ha ricevuto la menzione speciale dell'Osservatorio Giovani
agricoltura di nonisma. Al termine di un sondaggio su giovani e innovazione, è riuscita, dice esattamente questo il testo della motivazione della menzione, è riuscita a dare concretezza al termine sostenibilità, realizzando un sistema innovativo e sperimentale ad alta produttività, puntando anche sulla diversificazione aziendale attraverso la trasformazione della materia prima e la vendita diretta. Quando riceve premi di questo tipo e segnalazioni di questo tipo, cosa pensa? È un'emozione grande, un valorizzare il lavoro e il sacrificio che facciamo all'interno dell'azienda e quindi ci fa molto onore. Lei è un'imprenditrice che guarda avanti, ha nuove idee per il futuro? Ne abbiamo tantissime, abbiamo un progetto legato alla serra perché ora siamo solo al terzo anno di coltivazione, siamo solo all'inizio. Vorremmo arrivare a una piena sostenibilità ambientale, sostenibilità nei confronti del prodotto, la qualità del prodotto, nei confronti dell'ecosistema, una sostenibilità di tipo economico che è fondamentale per supportare tutte le altre tipologie di sostenibilità e anche in termini di miglioramento della qualità di lavoro. Vorremmo introdurre l'immersione e il riscaldamento all'interno della serra per creare le condizioni ideali per la coltura e anche per il personale che ci lavora dentro, perché sarebbe meno sottoposto a certo. Spazi termici, in modo da favorire quanto più l'ambiente e quindi quanto più la coltura, sfavorire quelle che sono le malattie e tutte le fisiopatie collegate. I cambiamenti climatici incutono timore per la sua attività? Beh, in agricoltura sì, molto, soprattutto nel campo, però all'interno della serra in qualche modo riusciamo a mediare grazie alle finestrature, grazie a una gestione parziale del clima oggi e magari un domani, forse totale, attraverso questi nuovi sistemi. Lei è un'associata di Confagricoltura. Quanto le è stata vicina l'associazione? All'interno di Confagricoltura sono iscritta al gruppo dei giovani agricoltori in Angra di Lomino. È un gruppo bellissimo dove siamo in tanti giovani, tutti motivati, entusiasti del lavoro e seppur appartenenti a settori diversi c'è sempre uno scambio di idee, di esperienze e questo è molto positivo per farci coraggio e scambiare informazioni. Cosa fa Sofia, imprenditrice agricola di Crespino di 24 anni, nel tempo libero? Il tempo libero, escluso il tempo dedicato al lavoro e allo studio nell'università, sì, è veramente poco perché penso che lavoro in agricoltura è così appassionato che tutto quanto il suo tempo è dedicato al settore. E quindi è un po' tutta la mia vita, posso concludere così. Quindi studio e lavoro e affetti? Beh, non fa una piega e mi sembra che sia una ottima combinazione. Grazie quindi a Sofia Micheli per aver partecipato a Post-it del Polesine e aver condiviso la sua esperienza. Noi siamo orgogliosi di averla ospitata. E le auguriamo un in bocca al lupo per la sua attività che diventi sempre più innovativa, non so se sia possibile, che comunque possa raggiungere i progetti che si è prefissata lei assieme alla propria famiglia. Io, cari telespettatori, vi saluto, spero di vedervi anche domani, voglio rivedervi anche domani, sempre alle 11 avremo un nuovo ospite super speciale. Buona giornata.